Movimento 5 Stelle ha confermato il risultato di 5 anni fa. Questo è sintomo del fatto che, insomma, l'elettorato del Movimento 5 Stelle è un elettorato strutturato. L'elettorato di tutte le altre forze politiche si sposta da destra a sinistra alla Lega. È evidente che, insomma, c'è stata una debacle del Partito Democratico che passa dal 25% del 2014 al 9-10% di quest'anno, stessa cosa per Forza Italia, dal 16% al 10%, e quello è successo, quello che diciamo da anni. E cioè queste grandi coalizioni formate solo ed esclusivamente da liste civetta e non civiche per rastrellare i voti dei cittadini abruzzesi, come è avvenuto anche in altre regioni, insomma, hanno fatto questo risultato. Lei si aspettava però qualche voto in più? Beh, io mi aspettavo che gli abruzzesi, insomma, non cedessero ad un candidato che non è neanche abruzzese, certamente, però, insomma, siamo soddisfatti del fatto che noi abbiamo lavorato sui temi e non sulla propaganda, che, insomma, non abbiamo portatori di voti e portatori d'acqua all'interno delle nostre liste, per cui, insomma, il risultato va bene. Da domani qualcosa la lettura nazionale. Questa sconfitta è una sconfitta di Sara Marcozzi, è una sconfitta del Movimento 5 Stelle, una sorta di, chiamiamolo, ballottaggio nella maggioranza di governo? È una sconfitta della democrazia nel momento in cui si permette ad 8 liste create ad hoc un mese prima delle elezioni di partecipare alle elezioni. Io credo che il Movimento 5 Stelle non abbia nulla da rimproverarsi. Ripeto, abbiamo confermato lo stesso risultato di 5 anni fa, la sconfitta che io vedo è certamente del Partito Democratico e di Forza Italia, che hanno ceduto i voti alla Lega. Questo è successo, cioè sono pacchetti di voti che si spostano da una forza politica all'altra. Del resto, la Lega in Abruzzo ha candidato tutti ex Forza Italia, ex di altre forze politiche, per cui sono i pacchetti di voti che si spostano. Si rimprovera qualche errore in campagna elettorale? Nel 2018 avete però dimezzato i voti, che cosa avete sbagliato? Beh, non si può paragonare un'elezione politica con un'elezione regionale. Per le dinamiche che dicevo prima, cioè 8 liste da un lato, 5 liste dall'altro, un'unica lista del Movimento 5 Stelle, grandi pacchetti di voti e portatori sani di voti che si spostano da una lista all'altra, che passano dal centrodestra al centrosinistra alla Lega con una disinvoltura straordinaria, è evidente. Però che non possono essere paragonati. Che hanno fatto i leader in prima persona, Di Maio, che ha accompagnato spesso lei, Salvini, che è stato a lungo qui in Abruzzo, e l'hanno fatto anche sui temi nazionali, quindi questo non può essere un risultato che non può essere letto anche in chiave nazionale. Beh, noi abbiamo portato avanti i temi regionali. Lei mi sa dire un tema regionale che ha portato avanti il candidato di centrodestra? Cosa vuole dire al candidato di centrodestra, al nuovo presidente? Beh, gli voglio dire di portare avanti i temi del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle ha portato avanti tutti i temi che interessano agli abruzzesi in questa campagna elettorale, cioè una sanità che funzioni, la manutenzione delle strade, il rilancio della nostra regione, e quello che continueremo a fare, insomma, è quello che abbiamo fatto in 5 anni ed è quello che continueremo a fare per il bene della nostra comunità. L'ultima cosa non domanda. Siete riusciti a comunicare agli abruzzesi in questa campagna elettorale? Io credo che noi non abbiamo davvero nulla da rimproverarci, abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi 5 anni, abbiamo fatto un buon lavoro in questi ultimi 2 mesi, abbiamo trasmesso temi, tanto è vero che, ripeto, la fiducia che ci era stata data 5 anni fa è esattamente confermata. Forse sono gli altri, Partito Democratico e Forza Italia, che dovrebbero farsi un esame di coscienza. Ha già sentito Di Maio? No, non ancora.